Mi sono comprato un tool box. Toolbox praticamente è dove metti tutti i tuoi attrezzi. Buongiorno a tutti ragazzi, iniziamo la giornata. Bye! Normalmente per attrezzi tipo, che ne so, cacciavite, cose del genere, io siccome ho sempre un milione di cose. Christmas song. Quindi normalmente ho sempre un sacco di cose, quindi camere, gimbal e altri e mazzi. Ho deciso di comprarmi questo toolbox che me lo tengo qua vicino, così sono comodo quando vado dentro fuori dalla macchina. Ho tutti gli attrezzi con me. Poi ho due telefoni, un portafoglio, iPad. Vai, oggi quindi facciamo una sorpresina. C'è una persona che non sa ancora che sto andando a trovarla. Ho deciso di andare oggi. Andiamo giù una pizza, quindi immaginerete benissimo che sto andando a trovare. Ciao. Oh, questo test ragazzi mi sta è impegnativo, molto impegnativo, però è interessante, un sacco di cose molto interessanti. Fammi chiudere la finestra, voglio prendere il test al massimo entro settimana prossima, no, settimana prossima ovviamente. Non vi ho mai detto, volevo fare, avrei il desiderio avrei il desiderio di praticamente fare un viaggio in bicicletta. Non so se con Nicole, perché Nicole non so se lo vuole fare, però mi piacerebbe fare un viaggio in bicicletta, magari di 3-4 giorni, sai, con la tenda, con il sacco a pelo, con tutte queste cose. La gente mi guarda e mi dice quello è pazzo. No, mi piacerebbe farlo perché ho sempre avuto un desiderio e sarebbe una cosa interessante. Quindi vediamo se riesco a mettere in piedi qualcosa. Viaggetto, devo chiedere a qualcuno se vuole venire con me, ma sarebbe bello. Una bambina mi guarda. Vai, quindi vediamo se riesco a mettere in piedi, lo facciamo. E sarebbe una figata portare il drone, le camere, fare tutto un bel video documentario. Bicicletta in California, la California in bicicletta, biciclando in California. Poi ragazzi, noi ci vediamo fra poco. C'ho una voglia di mangiare una pizza. C'ho voglia di mangiare una pizza. Mi dirà, ma che cazzo ci fai qui? Il Joe è in pausa, ora non sa che lo vado a beccare. È in pausa dietro me adesso. Andiamo, facciamo uno scherzo. Vedere che faccia che fa. Ciao Walter. Oh, mi scusi. Salve. C'è una pizzeria qui in zona? Ma sorpresa! Ragazzi, io sono arrabbiato con lui perché. No, adesso ho perché detto. No, non lo metto poi. Vabbè, dai, allora sentiamo dopo quando è al telefono a casa, con. È al telefono con Alessio Muzzilli. Guarda, c'è un raduno virtuale e non virtuale qui. Ma io devo parlare un attimo. No, aspetta un attimo, ma tutti ti stanno. Tutti ti stanno. Il romanista. Tutti si stanno. Sì, ma Rugele sta. Cioè tu vieni nel momento in cui sta. Vabbè, in pausa, scusa, in pausa può fare quello che vuole, non è che puoi. Dopo però dopo faccio vedere la pizzeria bene. Comunque, per farvi vedere il Joe sta bene, è vivo, si è tagliato il capello, c'ha il pizzettino qua. C'ho tutta la farina addosso. C'ha la farina addosso, comunque no, sta bene, Joe è in gamba, ok? Noi ci vediamo, ciao. Cioè, mi dice ma gli faccio ma ora vado, gli faccio ciao, vado. Dove vai? Vado. Quanto vai? Vado a Magnaio.
E mica sono dietro a me. Se mica vi trovo le teste per mangiare. Hai visto così sembra che il negozio è solo questa porta qua. Questa no, è questo retro. È il retro, ragazzi, questo è il retro e qui c'è tutta la base dell'aeroporto e quello no, che li qui creano i Boeing. Qua Boeing, fanno una parte dei Boeing qua dietro. Qui fanno, creano loro il Boeing. Boeing. Boeing, Boeing. Ciao, ciao. Abbiamo avuto io già abbiamo avuto una piccola lite in questi giorni. E non a lite, non abbiamo litigato, abbiamo, purtroppo abbiamo avuto una, non per colpa nostra, una specie di incomprensione, però vabbè, la cosa bella degli amici è poi che alla fine ci si parla e ci si vuole bene. Esatto. Peace and love. Cazzo, sta peace and love. Ma che ne so. Abbiamo... Oggi faremo un video presto insieme. La seconda sfida di FIFA questa ancora dobbiamo fare la sfida di FIFA da 6 mesi che la gente ha scritto il risultato ogni, cos'è, il mondiale c'è ogni 4 anni però che visto che sto sul tuo canale fammi approfittare allora ragazzi un annuncio del gioco allora se io non faccio video Laura incinta magari se io non faccio vai tranquillo se io non faccio video è perché mi è passata completamente la voglia di stare su YouTube, di raccontare i cazzi miei su YouTube. Non dire parolacce, prossimo coso. E penso che YouTube, lui, Claudio, Mirko, ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io... Chi? Sì, Claudio, Mirko. Chi? Ecco, ognuno è libero di dire ciò che vuole, ciò che... fare ciò che vuole. Io mi sono stancato. Quindi, ma tu non su YouTube mi vedrete... Sì, lo chiudi. Mi troverete sul canale di Vasco. Ragazzi, questa è una storia. Una storia triste. Una storia triste. Questo è un annuncio veramente che mi fa deprimere. Ma che cosa mi porta YouTube? Ma perché chiudi il canale? Lascia lì. E se ti viene voglia un domani lo ah no, no, bella. Si mette in pausa. E mettilo in pausa. In pausa. E no, ma tu hai detto che lo chiudo. A chiudo, nel senso che è in pausa. Ma non, nel senso in pausa, tu lasci i video, li lasci così com'è, non fai più nulla. Non faccio più nulla. Però non nel senso che non è che lo chiudi. In pausa. Coglione. Vai, andiamo a mangiare. Ma tu stai in pausa, puoi venire dentro o no? Cioè, no, sono illegale. Che bello che è il gioco. Quella è fiori di zucca, zucchine, e mozzarella e ricotta. Invece quest'altra è una pizza ripiena, con prosciutto crudo, mozzarella e arugola. Presso incredibile. Abbiamo finito tutto. La pizza faceva cagare, Gio. Veramente? Faceva un po' cagare. Grazie ragazzi, la pizza è buonissima, è troppo buona. Il romanista, se siete a Los Angeles, venite a trovare il romanista dalle 8 alle 5, dalle 9 e mezza, 5 e mezza, lunedì e venerdì. Ciao, noi ci vediamo dopo, questo è Gio. Aspetta, però fammi dire una cosa, io non so il capo, lui io non ho investito, perché la gente dice, ma alla fine ha investito, no, allora, io lavoro per lui. Ciao a tutti, ciao. Comunque, quella pizza, oh mamma mia, quella focaccina col prosciutto, ragazzi. Oh, io l'ho detto a Gio, questa pizza qui è sprecata, è sprecata. Oh, mamma mia che bontà, ragazzi. Chiudo gli occhi e pensiamo di essere in centro a Roma. Veramente. A Roma, ossia a Roma. In centro a Roma. Comunque dai, Gio sta bene, ragazzi. Sono contento che l'avete visto. Però di andare a lavorare. Comunque buonissima la pizzeria, buonissima. Sono d'accordo con Gio nel fatto che questa pizza è sprecata qua, ragazzi. Questa pizza è sprecata. E deve aprire un altro posto. Questa è una pizzeria che deve lavorare 24 ore su 24, come la farmacia. Questa è la farmacia della pizza. LAX, ragazzi, che casino. I primi 2 anni, 3 anni della California, guidavo qua tutti i giorni. Guidavo il limousine, quindi... andavo a prendere e portare persone dall'aeroporto. Wow. Oggi è venerdì, la giornata è finita, oggi è venerdì, è finita, la settimana è finita finalmente, bim bum bam. Sono contento. La prossima
settimana, la prima settimana dopo le vacanze, sempre un po' dura, ragazzi, sempre un po' dura. Ah, oggi è stata una giornata un po' bestiale, interessante. Due giorni fa abbiamo ricevuto una chiamata allo sceriffo che praticamente una famiglia ha fatto un rapporto di una missing person, una persona che è sparita dalla famiglia. Quindi siccome questa persona ha una barca in marina, allora l'ultima volta praticamente la telefonata è stata fatta dalla marina, cioè la barca, hanno iniziato tutte le ricerche qui dalla marina. Questa persona mancava da 3 giorni, però il fatto che questo uomo non ritornava nessuna chiamata, ma le figlie di questo uomo sapevano, praticamente hanno fatto la ricerca del telefono con l'iRadar e praticamente vedevano che il telefono era sempre qua in marina, qua intorno in marina, perciò per quello che continuavano a dire mio padre è qui e poi il puntino sulla mappa si continuava a spostare, quindi il ferimento che comunque questa persona era viva. Quindi investigatore, sceriffo, bla bla bla, questi sono gli ultimi 3 giorni e stamattina, oggi pomeriggio praticamente l'hanno trovato. Questa persona quindi a marzo ha comprato la barca da noi, ha comprato una barca e l'ha portata in marina e poi ne ha comprata subito un'altra senza dire niente alla famiglia e praticamente l'ha parcheggiata in un'altra marina vicino alla mia e a quanto pare era nella sua barca che nessuno sapeva. Depresso, con un sacco di bottiglie di alcol, di alcol, depresso e un po' confuso. E quindi la cosa è stata terminata bene, perché comunque alla fine non si pensava a un suicidio, ma alla fine non è andato tutto bene. Alla fine. Quindi questa è una. 2 ore fa un mio cliente era fuori in barca, una barca del Messico, quella che ho portato a casa dal Messico, l'Azimut, era fuori con degli amici e cose del genere, il capitano ha aperto il compartimento del motore quando erano fuori al mare, all'oceano, perché si era dimenticato uno switch, quindi una levetta da accendere, praticamente 2 secondi è andato giù sotto il motore, ha lasciato la porta aperta del motore e il proprietario, il mio cliente, non ha visto la botola, camminato, è caduto giù pieno tra il motore e la scaletta e praticamente si è spaccato la caviglia, frattura multipla scomposta della tibia, più si è rotto la spalla qui della clavicola. Poi questa persona è un po' comunque non magrissima, nel senso, quindi sai, abbastanza pesante, quindi è andato giù a peso morto e wow, quindi abbiamo dovuto chiamare i pompieri e anche la paramedico, perché comunque era giù incastrato dal motore e la scala, quindi e urlava come un pazzo perché comunque frattura scomposta della tibia. Quindi diciamo che il mio pomeriggio è stato abbastanza movimentato, ragazzi, movimentato, ma alla fine verso le 5:30-6 praticamente ho conosciuto il presidente nuovo. Wow, devo essere sincero, persona veramente squisita, veramente molto gentile e ho avuto un bel feeling, cioè nel senso che a pelle mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, e sembra molto giovane, comunque è giovanile, quindi mi piace, bella cosa, quindi questa cosa mi ha fatto contento e devo dire che stimolante, non perché per questo ora non voglio più andare avanti come altri progetti, no, però decisamente fa bene vedere questa persona fresca, mi dà l'idea di una persona fresca con voglia di cambiamenti in positivo. Allora ragazzi, noi siamo a casa quasi, stiamo arrivando a casa e quella era una delle mie macchine che sicuramente un giorno me ne comprerò. Attaccata. Guarda che bella. Magari un giorno quella me la compro. E vaffanculo.
quando tua figlia non riesce a dormire e sono già le 10 di sera, cerchi di fare qualcosa di diverso, così almeno mi passa. Quindi ha voluto sedersi, ha avuto un cuscino comodo, un cuscino comodissimo, ha avuto il mio iPad e ora anche la copertina. Ah ragazzi, quindi vi auguro una buona notte, una buona giornata. Sto facendo un po' di video, sto organizzando un po' alcune cose e poi vado a dormire. Domani voglio fare una cosa un po' particolare, però non ve lo dico perché è un po' una sorpresa. Vediamo un po' se riesco a farlo. Noi ci vediamo domani. Walter Americano, un abbraccio enorme ancora, grazie mille a tutti i nuovi iscritti anche che sono arrivati e a tutti i miei follower che mi seguono sempre. Ciao, un bacio grande. Muah.